Il dibattito sulle responsabilità della diffusione del nuovo coronavirus ha inasprito le tensioni tra Cina e Stati Uniti, aggiungendo nuovi tasselli ad una battaglia geopolitica che domina la scena di questi anni. Nel vecchio continente, la pandemia ha anche reso evidente quanto delicati siano gli equilibri. Qui, la chiusura delle frontiere, le politiche economiche e lo stop agli scambi commerciali durante l'emergenza hanno aumentato l'incertezza e le polemiche. A questo si aggiungono le relazioni commerciali post-Brexit tra Europa e Regno Unito, ancora da risolvere. Quale scenario si prospetta sul piano geopolitico e geoeconomico? E quali sono gli impatti per il nostro territorio? A tutti voi buonasera, bentrovati alla terza puntata di Future Forum, il domani inizia oggi. Dunque l'avete sentito nella nostra copertina, oggi andiamo a parlare di geopolitica, geoeconomia, degli effetti dei cambiamenti a livello globale e poi naturalmente in particolare sul territorio regionale. Prima di partire subito la parola al presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Bentrovati a tutti. Oggi parliamo di geopolitica e nuovo ordine mondiale. Presidente Da Pozzo, è cambiato qualcosa nelle relazioni internazionali fra Russia, Stati Uniti e cos'è rimasto della Cina e della Via della Seta? Io direi di sì, la dimostrazione è proprio il dibattito sulla Via della Seta. Ante Covid era un tema che a livello internazionale, sia per i pro-Cina che i pro-Stati Uniti, andava a ridisegnare quelli che erano i traffici mercantili e quindi anche i rapporti economici. Ci ricordiamo quelle che erano le battaglie sui dazi e quant'altro. Post-Covid, con tutto il mondo che praticamente deve fare i conti con un debito pubblico che sta aumentando negli Stati Uniti, sta aumentando in Europa, sta aumentando anche in Cina, anche se non sappiamo di quanto, la Via della Seta è scomparsa, ma non tanto la Via della Seta, ma il mondo delle relazioni e dello scontro Stati Uniti-Cina. In questo io penso che l'Europa, anche perché ha dimostrato finalmente di essere un'Europa attenta ai problemi dei propri Stati membri, potrà avere un ruolo e quindi non sarà più una partita a due, ma io mi auguro che possa esserci una partita a tre. Grazie al Presidente Da Pozzo. Sentiamo qual è il punto di vista dei nostri ospiti. Rientriamo in studio, qui con me oggi c'è Zeno D'Agostino che saluto e ringrazio per la sua presenza, presidente dell'autorità del sistema portuale dell'Alto Adriatico Orientale. Non è qui in studio con noi Cristina Pozzi di Impact School, con la quale però ci collegheremo più avanti. È il momento di interpellare i nostri esperti nazionali, allora cominciamo subito con l'analisi del giornalista Federico Rampini. La pandemia ha messo in luce uno scenario che era già quello, da me previsto, raccontato in diversi miei libri, di una seconda guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. È una tendenza di lungo periodo, pur in uno scenario di secolo asiatico, perché sarà un secolo asiatico, non c'è dubbio, il centro del mondo si sta spostando in quella direzione e in Asia ci saranno più opportunità di crescita. Tuttavia, noi avremo una tendenza a ripiegarsi entro non i confini dello Stato-nazione, che il più delle volte è troppo piccolo, ma dei blocchi regionali. E quindi l'Europa cercherà di essere un po' più autosufficiente sia nei confronti degli Stati Uniti, ma soprattutto nei confronti della Cina. E di questo bisogna tenere conto. Qualunque impresa italiana deve tenere conto che si sta chiudendo, e non solo per colpa della pandemia, un periodo che abbiamo chiamato globalizzazione, che è durato almeno 30 anni, e si sta aprendo un periodo nuovo, dove le frontiere saranno comunque un po' meno aperte, con o senza virus, ci sarà più protezionismo e perfino qualche forma di autarchia, negli Stati Uniti come in Asia, come in Europa.
E allora, dopo la geopolitica, la geoeconomia, andiamo a sentire Liborio Stellino, direttore centrale per l'internazionalizzazione del sistema paese. Il Covid, cioè il coronavirus e l'emergenza che ne è derivata, ha avuto anche degli effetti sulle politiche industriali, sulle politiche economiche di ciascun paese. Quei paesi che pensano di affidare la propria crescita unicamente allo sfruttamento di una materia prima, di una risorsa energetica, eccetera, sono destinati a non poter avere strategie favorevoli di lungo periodo. C'è una parola chiave diffusa in ciascun paese, la parola vision. In ciascuna di queste visioni non c'è altro che l'impegno a diversificare il proprio sistema economico, dando spazio a quello che in fondo è stato negli anni 60 il motivo di crescita e di sviluppo dell'Italia, cioè sviluppare le piccole e medie imprese. Ecco perché la diversificazione economica in molti mercati che il coronavirus e gli effetti economici che ne sono derivati ha reso ormai improcrastinabile è un'opportunità per esportare non soltanto i prodotti italiani, ma anche il savoir-faire, anche l'expertise, il fatto che l'Italia rappresenta un modello di crescita che può essere opportunamente attivato in sistemi che apparentemente sembrano molto diversi. Raccogliamo allora queste prime analisi e considerazioni, le giriamo a Cristina Pozzi che, come detto, non abbiamo oggi in studio ma è in videocollegamento con noi. Anche oggi e forse più che mai il nostro paese ha l'opportunità di diventare leader in Europa e di dire la propria in determinati ambiti. Da un lato quindi dobbiamo ritornare ad avere la capacità di valorizzare le nostre peculiarità, proprio ripartendo dai territori e da quelle che sono le loro particolarità. Dall'altro dobbiamo avere la capacità di fornire un sistema a supporto delle nostre imprese che permetta loro di diventare delle guide, dei leader in quei blocchi economici nei quali siamo già tra i maggiori esperti proprio in Europa. Cosa ci serve per realizzare questa visione? Beh, innanzitutto una condivisione di intenti, di missione. Dobbiamo riuscire a guardare insieme nella stessa direzione e questo lo si fa creando un ecosistema che poi sia in grado anche di supportare questa visione. Quindi queste due cose, da un lato una condivisione e dall'altro il sistema a supporto. Ripartiamo quindi ancora una volta proprio dal locale per capire come si fa a creare questo supporto e questa infrastruttura per le imprese che ci permetta di rilanciare la nostra economia e di porci alla guida in Europa su settori specifici. Grazie allora a Cristina Pozzi, è arrivato il momento di dialogare con Zeno D'Agostino. Allora ripartiamo proprio dal locale in un contesto globale che ormai è sempre più imprevedibile. Le variabili sono tante e ormai siamo abituati anche a questi shock improvvisi e inattesi che rimescolano le carte, ci costringono a rivedere gli equilibri. Così è stato ad esempio con la pandemia. Ecco, il porto di Trieste che strategie mette in atto per reagire a questi contraccolpi? È chiaro, e questo lo si evince tutti i giorni dai comportamenti degli americani, dei cinesi e quant'altro, non purtroppo da quello dell'Unione Europea, che lì c'è una piena coscienza di quello che qualcuno ha chiamato il nuovo tipo di capitalismo, che non è il capitalismo di Stato cinese o quant'altro, è il cosiddetto capitalismo politico. Capitalismo politico che significa? Significa che il ruolo fondamentale di sostegno a quella che è l'economia di un blocco di paesi o comunque come può essere gli Stati Uniti o la Cina in Asia è dato dallo Stato. Il problema vero è che l'Unione Europea continua a ripercorrere determinate strategie che sono le stesse da 70 anni a questa parte, cioè Bretton Woods in qualche modo, quindi non esista che il pubblico fa certe funzioni perché allora a quel punto arriva la bacchettata da parte di Bruxelles.
non ha ancora capito, questo è veramente preoccupante, che invece il mondo si sta muovendo in controtendenza. Se andiamo a vedere quello che succede negli Stati Uniti piuttosto che in Cina, se guardate i modelli sono gli stessi, c'è una forte azione dirigista da parte dello Stato che viene rappresentata da Trump da una parte piuttosto che da Xi Jinping dall'altra, ed è chiaro che con modalità totalmente diverse, perché le storie poi sono totalmente diverse, ma la modalità con cui ci si muove è un nuovo capitalismo guidato dalla politica. Allora, queste cose a me stupisce che non ci sia qualcuno a Bruxelles che non capisce che anche Bruxelles deve prendere in mano tutta una serie di politiche. Questa è una rivoluzione totale ed ecco perché allora entrando nel micro, quindi nelle situazioni nostre, ecco perché negli ultimi anni abbiamo preteso di essere protagonisti nello sviluppo di tutta una serie di azioni sul territorio con l'autorità di sistema portuale che è parte dello Stato, protagonista e dinamica nello sviluppare tutta una serie di progetti, di evoluzioni, di integrazioni tra sistema marittimo portuale piuttosto che interportuale, perché fondamentalmente di fronte a questi shock sempre più grandi e sempre più frequenti, ormai l'unico soggetto che ha le spalle larghe per poter gestire queste cose non può che essere l'amministrazione pubblica. E noi come autorità, il presidente dell'autorità di sistema, che rappresentano e siamo emanazione diretta dello Stato a livello locale, dobbiamo assumerci responsabilità molto più ampie rispetto a quelle che poteva avere un porto nel passato, perché dobbiamo essere in qualche modo la struttura che cerca di aiutare, una delle strutture che cercano di aiutare il sistema locale ad affrontare questo tipo di shock. Ecco, viene da pensare un po' a quando si investono i propri risparmi, no? Ci danno l'indicazione di diversificare, non puntare no, tutto nella stessa cosa, ma appunto di diversificare per essere un po' più sicuri. Quello che sta succedendo, insomma, richiama un po' alla mente. E tornando al tema appunto del ferroviario, della tecnologia, noi abbiamo fatto non solo, e su questo io cerco sempre di essere preciso, non solo e stiamo facendo grandi investimenti infrastrutturali. Se si costruiscono binari non si fanno treni, lo dico a tutti. I treni li si fanno se si riorganizza la modalità con cui si gestisce il porto. A quel punto si creano le precondizioni per prendere le merci dalla strada e le si mette su treno. Quindi parallelamente ai grandi investimenti che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme anche a Bruxelles, tra l'altro, sul porto dal punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, abbiamo riorganizzato tutte le società, tra l'altro di proprietà dell'autorità portuale, quindi con un forte dinamismo e in qualche modo anche insomma invadendo certe attività con le nostre società, perché è nell'organizzazione che abbiamo portato la soluzione per mettere le merci sui treni e non solo con infrastrutture. E nell'organizzazione ci sta tutta la componente tecnologica. È chiaro che se noi ottimizziamo l'integrazione dei flussi delle catene logistiche, avendo come baricentro i singoli nodi, quindi i porti, gli interporti, le aziende, è chiaro che facciamo intanto un processo importantissimo di razionalizzazione dell'autotrasporto. Noi oggi pensiamo che l'unica modalità per decongestionare le strade sia quella di trasferire le merci dal camion al treno. Non è vero, perché oggi abbiamo statistiche che ci dicono che i camion viaggiano con un terzo del carico. Quindi abbiamo due terzi dei carichi dei camion che sono vuoti. Questi sono dati statistici reali. Chiaramente ci sono situazioni diverse e quant'altro. La tecnologia ha aiutato tantissimo a riempire questo vuoto, ma questo vuoto esiste ancora. E mi ricordo che alcune statistiche che avevamo fatto anche personalmente qualche anno fa facevano vedere che aumentando solo dell'1% il coefficiente di riempimento dei camion che viaggiano in Italia, toglievamo dalla strada tanti camion quanti quelli che avremmo tolto facendo il 50% di treni in più. Quindi se la tecnologia mi permette di razionalizzare molto di più quello che è il flusso camionistico, noi riusciamo anche, lo dico per i cittadini, ad avere impatti così importanti senza dover per forza pensare di fare treni, ma razionalizzando solo l'autotrasporto, ed è una delle cose che vogliamo fare. Ringrazio molto Zeno D'Agostino per queste riflessioni. Dunque, partendo dall'oggi, dalla situazione attuale, abbiamo immaginato anche nuovi scenari sul fronte dei trasporti e della logistica. Grazie, finisce qui questa puntata di Future Forum. Al prossimo appuntamento parleremo di lavoro e formazione. Alla prossima. Arrivederci.